Come si approccia a questo nuovo ruolo, a questa nuova avventura? Ma mi approccio in modo, da un certo punto di vista, preoccupato, nel senso che spero di essere, io ho fatto 15 anni il consigliere, però so bene che il ruolo è ben diverso. Dall'altro lato in modo entusiastico, perché io sono sempre stato un entusiasta, continuo ad esserlo, e perciò spero di riuscire ad interpretare il ruolo di assessore così come in questi anni ho interpretato quello di consigliere. Il problema delle frazioni, il problema del quartiere sono principalmente due. Uno è la socialità. Io ho sempre lavorato per la socialità delle frazioni, ho sempre detto che Cuneo ha una grossa fortuna di non avere delle frazioni o dei quartieri dormitorio, ma di avere delle frazioni dei quartieri che sono vivi da un punto di vista sociale, vivissimi. Abbiamo delle associazioni di cittadini che fanno tantissime cose. Io credo che queste cose qua sono molto forti, il Covid gli ha dato una bella batosta, quest'anno vedo però che molte cose si stanno riprendendo, è importante aiutare questo. Ma è anche importante il collegamento delle frazioni e dei quartieri con il centro città e viceversa, sia per fini turistici, diciamo, e per fini, diciamo, ludici del sabato e della domenica o dei pomeriggi in cui uno è in tranquillità, ma anche a fini lavorativi. Bisogna cambiare la percezione della mobilità dalle frazioni ai quartieri e bisogna facilitare la possibilità di chi abita fuori città di venire in città. Questo non vuol dire necessariamente parcheggiare sotto il negozio, ma vuol dire dare la possibilità di venire in bici o in auto con un servizio il più semplice possibile. Penso che una delle prime cose da fare sia prendere il regolamento dei comitati di quartiere e dargli una lettura in modo un po' attento, perché è sicuramente un regolamento che è stato fatto qualche anno fa, non è più stato aggiornato ultimamente, ha bisogno di essere un po' aggiornato, un po' rivisto. Io credo molto nei comitati di quartiere, nei comitati di frazione, chiamiamoli come vogliamo, ci credo perché sono il punto di collegamento, devono essere il punto di collegamento tra i cittadini, tra il singolo cittadino e l'amministrazione, che possono conoscere sì il consigliere comunale, sì l'assessore, ma il loro punto di riferimento dovrebbe essere il comitato di quartiere, e questo da lì dovrebbe iniziare la politica. Perciò prima cosa prendiamo il regolamento, leggiamolo insieme con proposte condivise e accettate da tutti, cerchiamo di cambiare per renderlo più semplice, di semplice attuazione.